Viva Giro! Viva Asolo! Aspettando l'arrivo della carovana del Giro d'Italia, Asolo si tinge di rosa. Vetrine addobbate ad hoc, palloncini e abbigliamento tutto rigorosamente color gazzetta. Il paese è in festa, non solo il centro storico ma anche Casella, anche Casonetto. Tutte le vetrine sono addobbate, diverse le manifestazioni, diversi gli eventi. Il tempo ci sta dando una mano e sarà sicuramente un trionfo per tutti noi. C'è molta gente che gira, speriamo continui nel tempo e che sia una bellissima giornata. Asolo ha fatto le cose in grande, anche tutti i paesi limitrofi, io sono di Monfumo, e hanno veramente organizzato una tappa meravigliosa. È così la perla della Marca, qualche ora prima di essere pacificamente invasa da ciclisti, ammiraglie e da tutto ciò che ruota intorno all'amata manifestazione sportiva. È la tappa sul territorio, quella più vicina a casa. Ogni anno noi andiamo da dove passa il giro e andiamo a fare una giornata tra amici, una festa. In rosa, anche i titolari, anche l'intimo. E abbiamo fatto anche gelato per la tappa di oggi. Modena Asolo, aceto balsamico di Modena e fior di latte, latte naturalmente delle mucche asolane. È la seconda volta che il giro fa tappa ad Asolo. Nel 2010 fu Vincenzo Nibali ad aggiudicarsi la 14ª frazione da Ferrara ad Asolo, mettendo a segno il suo primo grande successo in una corsa a tappe. 6 anni dopo, Asolo torna a sfoderare il suo grande amore per il ciclismo e la passione per la due ruote.